tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao amici, buongiorno. Buon lunedì, Paola, ciao, come stai? Benissimo. Un'altra settimana alla grande. Allora, dai, noi siamo qua, siamo in forma, stiamo bene. Facciamole fare. Come diceva un mio amico quando chiedeva all'altro amico, gli diceva: senti, ma come va nel tuo matrimonio? Facendo le corna va tutto bene. No, ma questo non era un grande amico, no, vabbè, voglio dire. Era uno scherzo. Ha fatto la battuta. Comunque sta andando tutto bene. Sì. Sta andando tutto bene, noi siamo nelle vostre case con questo nostro programma pieno di musica e anche pieno di allegria e anche con tanta voglia di farvi ballare, anche se purtroppo siamo ancora un po' così, ma insomma... Si può ballare in privato adesso. Sicuramente qualcosina si può fare. Sì. Allora... Io direi, dato che non, normalmente, come sapete, noi andiamo in onda in svariati orari, ma non andiamo in onda mai alle 7. Chissà. E allora... Fino adesso no, ma non si sa. Da Franco Bagutti ascoltiamo questo bel successo, devo dire, alle 7. Inizia i ritornelli anche oggi. Stasera alle 7 ritorno da te, tu apri le braccia ed il cuore perché si spunta la luna. Ci porta fortuna, stasera alle 7 da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice, ci proverò, ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima, non dare retta a chi ci ha fatto separare. A terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle 7 è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Proseguono i ritornelli con Vola in alto, una canzone bellissima, tra l'altro dedicata proprio agli amici abruzzesi, è una canzone che è stata anche canzone regina, quindi votata anche da voi mesi addietro, Vola in alto, una canzone che ho scritto io insieme all'amico Dino Bucciante e ve la faccio ascoltare perché è veramente una bella canzone, significativa e soprattutto dedicata a tutti i nostri amici che ci seguono dall'Abruzzo. Dino Bucciante, Vola in alto. Vola in alto. Non ci fa paura niente al mondo, noi ricostruiremo le città. Vola in alto, vola lupa, vola, guida in cielo quelle anime lassù, come un'aquila volteggiano su noi. Stay.
scappo oppure resto qui. Penso a quegli amici in cielo che gridano rimani, rimani anche per noi. Che dici Paolo, lo facciamo entrare? Ma sì, ma di, via dai con ma la sua chitarrina. Ma stai il comico più pettinato d'Italia, è lui, lui Enrico Fagioni. Non può sbagliare, non può sbagliare. Magari consumerà un po' di lamette, un po' di... Di lamette, soprattutto vabbè. Pettini pochi, eh? Vabbè, e allora arriva la canzoncina del Fagioni, vai Enrico. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Buongiorno a tutti. Come al solito, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina tutti i giorni. E stornelli, io stornelli ne so tanti davvero, eh. Io di stornelli ne so proprio tanti, ne so da caricar tre bastimenti, ne so da caricar tre bastimenti, chi ne sa più di me si faccia avanti. Tarairo, tarairo, rarairo, rarairo, io di stornelli ne so più di tanti, me l'ha insegnati l'amizia del colle, me l'ha insegnati l'amizia del colle, quella che fa le cuffie alle farfalle. Tarairo, tarairo, rarairo, rarairo, se te vuoi fare a gara di stornelli, comincia la tua voce un po' a scaldare, che fino a domattina e sa durare, si guarderà chi è che li sa più belli. Tarairo, tarairo, rarairo, 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 tarairo, tarairo, rarairo, rarairo. Lo stornello, questa tradizione toscana, è anche nazionale, vabbè, non la perdiamo, eh? Io sono qui appunto proprio per portare avanti questa tradizione. Ciao a tutti! Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Jukebox Daddy, che è una delle nostre rubriche che sta avendo veramente sempre un grande successo e abbiamo tantissime, tantissime richieste. È vero, e poi chi si prenota con largo anticipo, sì, può avere proprio la sua dedica, esatto, in quel giorno specifico. Infatti Carla ha fatto proprio così. Carla, bravo, da Novara, ha voluto fare una bella dedica per i suoi nonni e ci ha whatsappato così. Vorrei dedicare ai miei nonni Alfio ed Enrica, che vi guardano tutti i giorni in TV, una canzone per il festeggiamento dei loro 50 anni di matrimonio, che sarà appunto il 16 novembre. Che bello, che cioè bello. Oggi, nonni, vi voglio tanto bene, la vostra cara nipote Carla. Il video è proprio quello 50 di Diego Zamboni, e noi lo accendiamo. Lo accendiamo non prima di aver detto che poco tempo, proprio di 50 anni di matrimonio, si tratta anche, che quindi voglio fargli veramente tanti auguri al nostro amico Luciano Biscaro e alla Dima,
che proprio che bello. Nozze 20 d'oro, giorni fa musica. Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. In e quindi musica. ci colleghiamo sì, proprio con questo. Allora, per questi amici, Jukebox dediche. 50. Facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. Insieme per noi passeranno gli anni. Saremo genitori e dopo nonni, questa vita che diventerà una favola, un sogno realtà. Passa il tempo, passa, scorre, se ne va, ma nessuno ci dividerà. 50 sono gli anni volati. È stretta la tua mano nella mia. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. 50. Facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. Non è Liber Tango, non è Liber Varsa, non è Liber Marzulka, ma è Liber Bayon. Loro sono il Tiziano Band. E vai così. Thank you.
Io direi di far partire la rubrica per andare a intervistare l'artista di oggi. Quindi parte la sigla di Conosciamoli Meglio. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Eri notturni, io ho ascoltato anche alcune delle vostre interviste e ho scoperto anche delle belle cose di voi. Veramente alla grande, sono felicissimo che facciate parte del nostro cast a televisione, come dice la Paola. Ma che cast abbiamo noi, cast stellare? Dite le parolacce. Io non c'è, allora, ci voglio. Anni addietro noi avevamo un programma televisivo che andava in tutta Italia, anche questo si chiamava Sì o No. E mi sono mantenuto questa rubrichina, anche se ora siamo ritornelli, ormai da 7 anni, ma è rimasto questa cosa di rispondere sì o no. Io ti faccio delle domande, voi mi rispondete. Okay. Divertente. Due. Allora, prima devo fare un aneddoto al nostro pubblico. C'è stato Claudio che ha detto e se rispondiamo in maniera diversa è proprio lì il bello. Magari, magari. Allora, probabilmente no. Partiamo. Partiamo. Amore? Sì. Sì. Gelosia? No. Dai Claudio, non copiare. No. Fast food? No. No. Ni. No. Ristorante? Sì. Sì. Musica lirica? Sì. Un po'. Sì, Rossini. Sì, Rossini. Beh. Liscio, ovviamente. Sì. Ovviamente sì. Jazz? Anche, sì. Sei fedele? Io sì. Sì, nessuno potrebbe dire il contrario. Hai capito. Sei invidioso, invidiosa? No. No. Sei golosa, goloso? Sì. Politica, sì o no? Ni, in questo momento. Sì. Vabbè. Sei credulone? No, dipende dalle cose, dalle situazioni. No. Claudio? No, assolutamente. Sei organizzata? Sì. Nel mio lavoro sì. Nella vita privata un po' meno. Un po' meno. Sì. Tu sei organizzata. Puntuale? No. Ah, puntuale, no, perché lì ero pronta, eh. Io sì. Tu sì. Senti, balli di gruppo ti piacciono? Sì, mi piacciono. Sì. Sì. Pensi di avere un cattivo carattere in genere? No. 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 Sei pignolo? Pignola? Sì, molto. Sì. Sei vendicativo? Vendicativa? No. Dipende. Wow. In genere sei un personaggio allegro. Sì, penso, sì, eh? Sì, siamo allegri. Se me la fa, la gliela faccio più grossa. Sei romantica? Romantico? Io molto. Sì. Credi nel colpo di fulmine, incontri una persona, pom! Sì. Sì. Avventure? Io no. No. Ma lui guarda te, lui non l'ha capito, io lo osservo. Certo, lui è furbo. No. Ma no, è così, sì. Sai. Viaggi, piacciono, sì, viaggiare. Sì, molto. Ci piace molto, sì. Viaggiare, sì. Mare o montagna? Allora, io tutte e due. Mare d'estate, montagna d'inverno. Ecco, quindi. Perfetto, mi piace. Senti, e le feste di piazza ti piacciono? Sì. Mi piacciono molto, sì. Soprattutto d'estate. D'estate. Perché... Preferisci le feste di piazza o i locali? Dove ti diverti di più, nel senso? È difficile una risposta, perché sono due realtà completamente diverse. A volte sì, certo. Quindi... Inverno o estate? Io primavera. Estate. Sì. Estate. Io sono Bruno Martino. Senti, a parte cantare, avere una bella orchestra, divertirvi, essere simpatici e tutto, sai ballare? So ballare, non i balli di gruppo, però sai ballare. Però so ballare. Ballo di coppia, sì. Ballicchio. Sì, i balli di coppia. Io ballicchio, sì. Ballicchio. Allora, nei balli di gruppo, se sono trascinato, vado. Nei balli di gruppo vado. Se sono trascinato. Suonare, cantare, avere una bella presenza e quindi divertirvi quando fate il vostro lavoro. Sapete anche ballare. Hai capito. Però mi hanno detto che sto meglio sul palco che in pista. Loro sono Eri e i Notturni. Grazie. Vabbè. È un bel Sanremo, è stato un bel Sanremo. Allora poi era molto attuale, perché quando l'abbiamo riproposta, insomma, era appena uscita. E quando l'abbiamo fatto lì, proprio era appena uscita, dal proprio da Ballando le Cupole, sì. Quindi vi facciamo ascoltare, secondo me, una canzone. Faccio una battuta, ti tocco così, te stedico, l'abbiamo colta al volo quella canzone.
perché lei interpretava proprio il volo. È bella questa, eh? Cioè, secondo me tutti i comici all'ascolto subito la rubano. La rubano subito. Vabbè. Comunque, dai, musica che resta da un Ballando le cupole di un annetto e mezzo, 2 anni fa. Sì. Per voi. Ascolto tutti i tuoi silenzi, com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti sveglia e senza niente intorno. Tu che sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio, il senso dei giorni miei. Oh, io ci sarò da ora. Miliardi di persone ti ho riconosciuta nella confusione, sciogli quel sorriso dal tuo viso e andiamo via lontano. Tu che sei davvero importante in ogni mio istante, sei la melodia e non passerà. Va bene, con questo vi salutiamo, ciao, noi siamo qua che ci divertiamo, spero che anche voi da casa fate altrettanto. Ma noi ce la mettiamo tutta, poi a Villa Rita, dobbiamo ricordare a Montecatini Terme, siamo in un piccolo paradiso, un'oasi comunque di tranquillità, salute e serenità. Ciao a tutti, amici. Ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate perché Ritornelli è con voi, puntualissima tutti i giorni. Ritornelli